Allora, parliamo dei portatori di handicap, delle difficoltà che affrontano nelle città, perché ci sono le barriere architettoniche. Sì, no, scusa, ma ti vedo distratta. No, ti stavo ascoltando. Te pensi all'altro servizio, pensi al Nibbi. No, vabbè, a te piace la poesia. Sì, poi più che altro mi piace come sei vestito. Sì, Nibbi, vestito parla del calcio. Ora, no, no. Io ho un sospetto, che al Nibbi il calcio gli manchi qui. No. Sì, sì. Oltre che sull'ossi. Vabbè, insomma, oggi ci godiamo assieme a questi due servizi. Uno con Severino, il famoso Severino. E uno naturalmente con il nostro amico Nibbi. Scusa, Ester, ti tolgo i capelli perché non si sente, ti strusciano bene sul microfono, capito? È finito. È finita per voi, non per noi. Ciao. Allora, abbiamo qui un signore che è un diversamente abile, lo vedete anche dal mezzo con il quale viaggia e tra l'altro dimostra anche di essere un diversamente abile abbiente, perché non tutti si possono permettere un mezzo così. Ciò nonostante, nonostante questo bel mezzo, ci sono le barriere architettoniche. Beh, effettivamente è così, caro Leonardo. Io sono fortunato perché posso anche camminare in qualche maniera, però posso camminare e sono contento, però ci sono delle cose veramente da aggiustare in questa città, anche per esempio se io voglio andare allo stadio, ci sono gli ascensori che non funzionano, per dire, se io devo andare in comune non sempre si può perché ci sono gli scalini. Insomma, le strutture sono veramente da aggiustare, non solamente per andare al cinema. Ipotesi, per andare in chiesa, la maggior parte delle chiese sono piene di scalini, non è che sia molto agevole. Questa è la spiegazione per cui molti diversamente abili bestemmiano all'infinito. Bestemmiano all'infinito, ecco, bisognerebbe convertirli con qualche... Ma a parte le nostre battute, tu sai che io sono attento ai problemi. Certo. E mi viene in mente una cosa, noi adesso abbiamo lanciato una lamentele in televisione. Sì. Noi ci mettiamo d'accordo, veniamo con la Rita e facciamo un giro per Arezzo segnalando alle autorità comunali, provinciali, all'ANAS, a chi di dovere, dove sono le barriere architettoniche che dovrebbero, insomma, o abbattere o quantomeno rendere più facili da superare per la gente come te che non ha la fortuna di poter camminare, saltare, salire gli scalini e fare un po' come vuoi. Mi sembra che il tuo sia un discorso molto molto importante per tanta gente che ha veramente bisogno di riemergere, vogliamo dire, perché per comprare il giornale, per andare al bar, per andare a prendere un semplice caffè, si potrebbe migliorare molto con l'attenzione vostra soprattutto. Dai, diamoci da fare insieme, vedrai che riusciremo a fare qualcosa. A presto. Grazie, arrivederci a tutti.